Allora, Libri.tv, prima puntata del nuovo anno di Spazio Certi Dritti. In mia compagnia quest'oggi c'è Emanuele Macca, impegnato da anni nel sociale, in associazioni varie come la Caritas, e attualmente educatore in una comunità per tossicodipendenti. Innanzitutto ti saluto, Emanuele. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Ascoltatori Grazie. Allora, e no, non solo. sì, giusto, ascoltatori, web ascoltatori, Disascoltatori, diciamo, ciao. veniamo visti in varie sezioni, non soltanto sul web. Ascolta, io vorrei parlare con te un po' di vari aspetti della fede e dell'omosessualità e quindi dei gruppi credenti, dei gruppi di gay credenti, a cui tu comunque ti sei avvicinato e che sicuramente mi sai spiegare con più specificità. Vogliamo parlare proprio di questo? Sì, sicuramente. Allora io iniziato a frequentare i due gruppi di gay credenti di Milano, la Fonte e il Guado, per un bisogno personale, per una ricerca mia. Avevo iniziato con la Fonte perché era, allora, il mio bisogno primario era quello di sentirmi accolto sia come omosessuale che come credente, come cattolico, visto che di solito il problema è quello che nella Chiesa vai bene come cattolico, non come omosessuale, e nelle associazioni gay l'opposto. E per trovare quindi e rafforzare un po' la mia dimensione a tutto tondo, avevo proprio necessità di trovare persone che da questi due punti di vista fossero simili al mio percorso. Quindi ho iniziato a frequentare la Fonte, dopo ho iniziato a frequentare il Guado e un po' a integrare tutte e due le attività. Poi, un po' per natura, per la mia curiosità innata, ho girato anche per altri gruppi quando potevo. L'ultimo, ad esempio, sempre nei tempi liberi, nei momenti liberi, perché lavorando su turni poi non sono neanche tanti, è stato ad esempio il gruppo diocesano di Cremona. Cremona c'è l'unico gruppo di gay credenti diocesano, c'è un gruppo di pastorale per le persone omosessuali sostanzialmente, e dove, tra l'altro, che è sito in una struttura della Caritas dove andavano anche al lavoro, quindi era una cosa molto Certo, familiare. sì. E quindi molto bello, nel senso che mi ero risentito a casa tutto piacere, a pieno, in un ambiente che prima ovviamente frequentavo solo come operatore. Insomma, siamo un percorso per me innanzitutto, personale, per la Era qualcosa che comunque sentivi ricostruzione. di fare tu, personalmente, appunto come stavi spiegando, ma all'interno di questo gruppo poi c'erano altre persone credenti come te che venivano da vari vissuti, immagino. Sì, ovviamente poi se due caratteristiche uniscono, tante altre sono differenti e quindi ognuno poi ha il suo percorso, la sua tensione, nel senso che chi cerca un punto di riferimento, un punto di protezione, un luogo di protezione, chi cerca altro, chi cerca magari una ricostruzione maggiore, dipende proprio dalle esigenze, cioè sono luoghi dove uno va e cerca di fare almeno un percorso di spiritualità, mediamente, oppure di riflessione sociale, politica. Insomma, i gruppi in realtà non sono diversi, e hanno un atteggiamento, uno spirito differente, e quindi da ogni gruppo si apprende sempre qualcosa, secondo me. Ah, quello indubbiamente. Emanuele, senti, parliamo un attimo del tuo lavoro di ricerca, visto che ne hai anche appunto accennato poc'anzi. Cito testualmente: sul rapporto cristianesimo-omosessualità teorie riparative in un'ottica non solo cattolica, ma soprattutto cristianesimo-protestantesimo di stampo puritano. Mi vuoi spiegare Sì, un po' di cosa si perché tratta? la cosa che, allora, come premessa assoluta, non sono un tecnico specializzato né teologo né storico, eccetera, quindi non è un lavoro di ricerca sistematico, preciso. Però ho preso un'abitudine che è stata terapeutica anche questa, soprattutto per me, cioè man mano che riflettevo, vedevo, avevo delle emozioni, di scriverle, di Così. metterle nero su bianco, quindi proprio un lavoro terapeutico, diciamo. Terapeutico, sì, certo. E poi il secondo passaggio è stato quello poi di trovare la forza e gli stimoli per condividere delle riflessioni, quindi l'approccio è quello di una persona che ha delle idee e vuole condividerle. Quindi non c'è, ed è un cammino continuo, non è dire questa è la verità assoluta, no, questo è il mio percorso, sono arrivato con queste riflessioni. Ecco, in questo dibattito poi, ovviamente, ho toccato anche direttamente e indirettamente il tema delle teorie riparative Sì. e mi è interessato un po' proprio approfondirlo, cioè andare
provare ad andare oltre lo scontro, solo lo scontro, che spesso c'è, insomma, in queste situazioni. A me è capitato anche di andare ad assistere a un incontro alla provincia di Milano, perché ero poi anche curioso di vedere, insomma, un convegno a tutto tondo, cosa veniva detto, che impostazione c'era, provare un po' a parlare con i relatori, insomma, un po' rompere il ghiaccio. E mi sono reso conto proprio casualmente, infatti quel lavoro è un collage di vari spunti presi in vari contesti, che in realtà andando oltre le etichette c'è sempre qualcosa di nostro, di personale, di interiore, di irrisolto che va chiarito. E mi ha colpito, e un po' questo anche il lavoro che faccio adesso in ambito psicologico, mi fa rendere conto che le dinamiche psicologiche sono molto simili, poi a seconda del contesto culturale, eccetera, si sfogano in modi diversi. Mi sono reso conto che in realtà, insomma, il tema delle teorie riparative non è un tema di origine cattolica, è un tema nato nelle chiese puritane americane. E c'era un bellissimo testo che avevo trovato su Jonathan, che è il sito che fa una raccolta dati di riflessioni italiani e stranieri su fede e omosessualità, di un teologo tedesco che parlava un po' delle quattro radici dell'omofobia nel cristianesimo tutto tondo, quindi parlando del mondo ortodosso, del mondo cattolico, del mondo protestante, per uscire sempre un po' di quello scontro continuo tra mondo omosessuale vaticano, mondo omosessuale vaticano, perché non è vero, cioè perché è vero un po' per noi, a livello mediatico, istituzionale, ma in realtà non è che ci sia proprio una divisione netta tra ambiente e ambiente, le cose si No. toccano e si contagiano su tutte le situazioni. E quindi lì ho notato che, allora, storicamente questo nasce in ambiente puritano, come anche il creazionismo nasce in ambiente puritano, ma questo tentativo di dare un cappello scientifico a delle tensioni che non sono per niente scientifiche, ma sono semmai umane. E mi sono reso conto che è nato in ambiente puritano e che da lì, ed è l'approccio puritano, secondo me, quello che crea queste difficoltà e queste problematiche, cioè cercare all'esterno di noi delle situazioni, delle cose che ci permettano di giustificare le nostre difficoltà di relazione. Cioè, è lì, lo dice la Bibbia, lo dice il Vangelo, Adamo, cioè Dio ha creato il mondo. E se c'è un disagio, il disagio non dipende da noi, ma dipende sempre da altri, insomma. Però anche lì bisognerebbe decontestualizzare, perché comunque se parliamo di Bibbia parliamo di Vecchio Testamento in questo caso, poi di Nuovo Testamento e poi di Vangelo, che è tutta un'altra storia il Vangelo. Ma infatti questo teologo sottolineava come spesso le cause di critica all'omosessualità. Le critiche alla società presenti nell'Antico Testamento sono quelle più legate all'opposizione puritana, mentre poi quelle nel Nuovo Testamento, nel Vangelo e soprattutto poi nei padri della Chiesa, quando questo discorso viene strutturato meglio, in realtà ecco queste che hanno un approccio più anche filosofico, cioè mentre più immediato e quasi intestinale quello dell'Antico Testamento, è più pensato e meditato, più filosofeggiato quello nel Nuovo Testamento, in Paolo, ma soprattutto nei padri della Chiesa, e quello è proprio più della tradizione teologica cristiana. Ci sono, insomma, ad esempio lì, poi sarebbe bello, non so, poi magari mandare un link di questo testo utile, Come no? perché ti fa capire come la stessa opposizione verso l'omosessualità abbia stili diversi e ragioni diverse. E Dini ha sottolineato, ad esempio, che nel Nuovo Testamento, nella tradizione cristiana, era dominante l'aspetto del duopolio carne-spirito presente in Agostino, del dualismo agostiniano, e del concetto contro natura presente in Tommaso, È vero, è vero. con cui poi è stato riletto Paolo. Mentre nel puritanesimo è fortissima la citazione del Levitico, di Sodoma, di questi casi. E Certo. questo a dire che appunto approfondendo la materia si capisce benissimo come siano state prese situazioni diverse. Trovo personalmente pericoloso l'approccio puritano perché è un approccio, come poi ho descritto nel libro, che ha anche delle gravi conseguenze, per me gravi conseguenze, da un punto di vista relazionale. Rischia di essere la base poi dell'atteggiamento settario, del dire: questa è la mia chiesa, se tu sei dentro va bene, se no esci. E se sei dentro devi
c'è un'interpretazione letterale di quello che in quella chiesa è principale, fondamentale. Non ci si pone la domanda, ma se uno ha un approccio, una sensibilità diversa, un vissuto diverso, come devo integrarlo? Devo integrarlo? Ovviamente no. Manuele, ti faccio una domanda a questo punto, sì, visto che tu parli di integrazione. Ma a questo punto il messaggio di Cristo, il messaggio di Gesù, che invece è nel Vangelo ed è un messaggio accogliente, va tutto in un'altra direzione? Cioè se le chiese c'è questa diaspora un po' di credo, dove una dice una cosa, una dice un'altra, è un po' come se ognuno si facesse una propria fede, un proprio credo, e venisse un po' tradito il messaggio invece universale che c'è nel Vangelo. Beh, questo tra l'altro è un fondamento della mia scelta d'adesione al cattolicesimo, nel senso che nonostante, se si pensa insomma, che dentro la Chiesa Cattolica ci sono movimenti che vanno dall'Alleanza Cattolica Pax Christi, che per semplificare può essere definita l'estrema destra contro l'estrema sinistra, per fare un'estrema semplificazione, sì, e chiaramente c'è comunque una tensione a mantenere l'universalità, a non frammentare. Nel protestantesimo e nel puritanesimo soprattutto questa cosa evidentemente non c'è. C'è, non so, l'idea dell'universale come devo annunciarlo universalmente, ma non che devo accogliere universalmente tutti. Quasi a fare un giudizio precedente al giudizio divino, insomma. Esatto, esatto. A costruire già un giudizio qua sulla terra. E personalmente ovviamente ritengo di avere una sensibilità totalmente diversa e differente. Tra l'altro storicamente l'ecumenismo, se ricordo bene, è nato proprio nel protestantesimo, proprio per limare il rischio del settarismo. Tra varie chiese protestanti ci uniamo e continuiamo a dialogare, no? Nelle sette protestanti questa cosa non c'è, che sono proprio poi quelle di stampo americano, i pentecostali, cioè tutte queste derive, sì, del protestantesimo, certo, che ovviamente non hanno nessuna sensibilità ecumenica, nel senso di continuare a fare un percorso di condivisione al di là delle differenze interne. Scusa se ti interrompo, qualche mese fa tu sul Corriere della Sera, a proposito appunto dell'apertura del Papa, di Papa Francesco, alle persone omosessuali, omosessuali logicamente in quanto credenti, hai risposto ad alcune domande in merito al tuo sentirti accolto, visto che adesso parlavi del tuo sentire. Vedi dei cambiamenti in questa Chiesa, diciamo rivolta appunto a persone non solo omosessuali, come appunto il discorso che fece sull'aereo di ritorno, su Civita, il Papa è rivolto alle persone divorziate, parlava addirittura di aborto, insomma, come vedi insomma questo nuovo Papa, come vedi questa nuova Chiesa, se effettivamente è una nuova Chiesa? Allora, dire che sia una nuova Chiesa perché c'è un nuovo Papa mi sembra una forzatura. Sì. La Chiesa è, proprio perché è universale, accoglie stili, vissuti, emotività differenti che poi inevitabilmente influiscono sul proprio modo di approcciarsi e di relazionarsi con gli altri. Sì. Sicuramente Papa Francesco c'entra molto, almeno mediaticamente viene messo in risalto quello che dice sulla dimensione dell'accoglienza, il che non vuol dire che neghi, cioè i dogmi, neghi le indicazioni precedenti, però sottolinea l'altra faccia, l'altro aspetto. Ecco, secondo me davvero, allora, l'accoglienza che non è carità, ma che è una necessità, un bisogno per un cristiano, dovrebbe essere proprio quello di aprirsi agli altri, a qualsiasi altra persona, è un fondamento proprio pastorale di modo di porsi, di relazionarsi. Sì. Ed è un modo che serve anche da un certo punto di vista per meglio saper entrare in comunicazione con le altre persone, quindi essere capaci di dare un annuncio più forte e più empatico. Cioè il problema è anche a livello di stile comunicativo. Un conto è l'approccio giuridico, un conto è l'approccio umano.
Io posso anche, si può anche avere un disaccordo su una legge, su un concetto legislativo, ma non puoi. Il lavoro di relazione è un lavoro che deve inevitabilmente avere un'empatia forte, un'empatia che si costruisce con la quotidianità, con la famosa comunicazione non verbale, non è con un'idea che tu convinci una persona dicendola, ma è testimoniandola. La testimonianza è un fondamento della comunicazione non verbale, per dire. Allora, diciamo che nella testimonianza che c'è stata in questo periodo, lo si può anche vedere nei fatti, perché comunque ci sono state sia delle persone della comunità LGBT e non che si sono interrogate sulla possibilità di aprire le porte delle chiese alle persone omosessuali credenti, tant'è che mi pare. Sono stati mandati dei questionari nelle varie diocesi rivolte proprio ai parroci per comprendere le nuove, tra virgolette, situazioni familiari, perché prima magari non Esatto, c'è esistevano. un'attività di ascolto, un'attività Già. di ascolto anche che tocchi il basso, la quotidianità, e non solo chi sa qualcosa perché sente dai suoi parroci, ma ovviamente non può sapere tutto. Un No. maggiore coinvolgimento del vissuto quotidiano, che ovviamente poi a seconda degli ambienti non è stato gestito ugualmente in tutti i modi. Però c'è questa quest'idea di relazionarsi con le persone, a partire dalla persona, non a partire dallo Stato, dalle leggi dello Stato. Partiamo dalla persona e ascoltiamola. In fondo è quello che ha sempre fatto la Chiesa in tutte, io parlo un po' per la mia esperienza, Certo. in tutte le, nell'arco delle sue attività, cioè dal confessionale all'attività comunitaria, a situazioni e situazioni. Il problema è questo, secondo me, che si ha spesso un modo di intendere Chiesa solo come istituzione Sì, e non assolutamente. come comunità. Nel momento in cui si mette al centro, posta l'importanza dell'istituzione, che non viene messa in discussione, ma si mette al centro la comunità, si conosce una comunità molto variopinta, molto con approcci umani differenti nello spazio, nel tempo, nelle culture. E la tensione che ho avuto io, per cui poi sono arrivato a questo percorso di integrazione, è stato proprio quello di aver cercato degli ambienti accoglienti, in modo determinato però, cercarli, sperimentarli, e sperimentandoli percepisci anche una forza, perché ti permette di, non ti senti solo Non ti senti sostanzialmente, escluso, io penso, non ti non senti ti solo, senti ma. escluso. E eviti quel rischio che possono essere i gruppi di credenti, cioè l'unico posto dove possa essere me stesso in toto. Certo. Diventa pericoloso quello, perché cercare il rifugio diventa un decidere di bloccare il proprio percorso, in un certo È un po' senso. come ghettizzarsi in un unico ambiente e non avere la possibilità di sperimentare magari anche altre situazioni e quindi conoscere altre persone che magari hanno un percorso di vita differente. Tu, tra l'altro, nei tuoi scritti parlavi proprio di questo percorso di spiritualità, giusto? Sì, tra l'altro, questo è un racconto breve di più biografico. Questo scritto è stato, rappresentava un mio sogno, sostanzialmente, un mio percorso di spiritualità, che è proprio l'avvicinarsi a un sogno, cioè quello di un ambiente comunitario dove io potessi esprimermi liberamente, dove potessi anche essere messo in discussione dagli altri, perché l'idea di stare in una comunità e di non essere criticato è un'utopia. Eh beh, La relazione è implica uno costruttivo scontro, essere criticato, poi alla fine, se c'è uno scambio. però di potermi raccontare liberamente, Sì. senza avere già paura del niente da parte degli altri, dire puoi dirlo solo a me, gli altri non puoi dirlo, quello che dici crea scandalo. Ci vuole una maturità e una capacità, poi di elaborazione prima di dire le cose, indubbiamente. Però ecco lì, questo percorso, poi ho conosciuto delle realtà dove io, minoranza omosessuale, ero in una maggioranza eterosessuale, e dove questo era uno dei racconti delle difficoltà. Cioè, il fatto di aver relativizzato poi anche la mia situazione
mi ha aiutato, nel senso di dire, mi ha aiutato a dare le giuste misure, insomma, le difficoltà che ho vissuto, che non sono le uniche sul mondo e che non sono, diciamo, le difficoltà, non sono delle difficoltà imprescindibili. Cioè, si può essere fratelli un po' anche nelle difficoltà, insomma, e in Come difficoltà no? diverse. Assolutamente. Del resto, insomma, è umano vivere con delle difficoltà, dei dolori, si sa anche, quando nasciamo è il nostro destino. Il problema è proprio la capacità di vedere questo come una delle tante situazioni. Certo, il problema è cosa succede? Che spesso nelle comunità cattoliche si ha la tendenza a, non so, a fare quella che io chiamo l'accoglienza da confessionale, che cito anche nell'articolo. Va superata, ci vuole l'accoglienza comunitaria. E da lì nascerà un percorso. Non credo tanto il rovescio, insomma, che dall'alto, prima deve cambiare le cose dall'alto, poi no. No, credo che sia importante che dal basso le cose poi maturano nella direzione poi che non possiamo certo decidere noi. Cioè non possiamo, io non credo che le cose debbano cambiare solo nel modo in cui auspico io. Sarebbe quasi una Però, dittatura. magari la piccola realtà della piccola appunto parrocchia rispetto alla Chiesa a livello istituzionale è diversa, appunto perché è fatta di persone che sono alla tua portata, puoi conoscerle, le puoi ascoltare e quindi comunque c'è uno scambio più diretto. Io credo che sia molto più produttivo e si può, non dico cambiare, però ci si può interfacciare nel parlare con persone che le hai davanti e quindi magari non ti conoscono, perché io penso che il limite di alcune persone sia quello di avere lo stereotipo della persona omosessuale, che tra l'altro tu in questi tuoi scritti dove parli di percorso di spiritualità, io concordo su questo, non è giusto parlare solamente di omosessualità, ma è bello parlare di omoaffettività. Cioè, perché si parla di sentimenti, si parla di amore, si parla di qualcosa che comunque è dentro di te ed è spinto non dal sesso, ma anzi esula dal sesso, va oltre. È Certo. quell'affetto, quell'amore che cerca l'eterosessuale, ma cerca la persona invece gay, è la stessa cosa. Certo, ma perché è una cosa abbastanza secondo me ovvia, come nei rapporti etero, tanto in quelli uomo, può esserci sesso senza affetto e può esserci affetto senza sesso. E per come paradossi estremi, non è, e sicuramente quello che ti arricchisce di più, ti dà un senso maggiore e ti costringe a costruire una progettualità è l'affettività. La Certo. sessualità è una pulsione, ovviamente, e come Assolutamente. tutte le pulsioni può essere positiva, può essere anche patologica. Il problema è riuscire a dare un progetto, un senso progettuale a quello che uno cerca e costruisce. Nel momento in cui hai un progetto, hai anche un qualcosa da testimoniare. Se non hai un progetto, si ha la riduzione di vivere la sessualità come pulsione andando a battere, quindi, e No, beh. segretamente, possibilmente, no? E invece, ma puoi anche avere, cioè, possono anche essere esercizi, esserci amicizie disinteressate da un punto di vista sessuale. Possono esserci davvero tante situazioni. Ecco, secondo me uno dei grandi pericoli è quello di poi di non stereotipizzare le proprie relazioni, perché, e poi affrontare anche, questa è un'altra cosa, i tabù interni alla comunità omosessuale. Ad esempio, uno dei tabù che io ho riscontrato è quello dei locali per la ricerca di sesso, delle zone di battuaggio. Perché questo materiale viene in pieno rielaborato. Io ho letto anche l'autobiografia di Luca di Tolde, no? Viene a pieno rielaborato e ovviamente viene usato come strumento finalizzato a fare terrorismo psicologico, magari a delle persone che già non vedono, se leggono il libro, non vedono tanto di buon occhio l'omosessualità del proprio Certo. figlio, magari. In questo vedo un po' il lato positivo, una forza, cioè uno stimolo per maturare. Per le persone omosessuali stesse, cioè per dire, guarda che non è che una cosa rimane solo in te, dentro di te è un fatto tuo, non esistono fatti nostri. Questi fatti vengono sempre rielaborati da altri, un po' come chi pretende sempre, io tra l'altro vivo a Pavia, una città di provincia, provinciale, Ma quelli che pretendono che le cose vengano sempre dette segretamente, perché dicono ma non farlo sapere agli altri, poi senti che gli altri ci ricamano sopra. Senza che io gli abbia mai detto niente, ovviamente.
insomma, prima o poi le cose vengono a galla e quindi prima di farle venire a galla è meglio che le rielaboriamo noi per dare delle testimonianze propositive, insomma, No, soprattutto verso le sono nuove totalmente generazioni. d'accordo con te perché comunque l'elaborazione che tu fai e la spiegazione che dai è concorde con quello che alla fine vediamo tutti i giorni e che spesso però non emerge perché siamo probabilmente cristallizzati in uno stereotipo totale. Prima di concludere, perché purtroppo il tempo a nostra disposizione sta terminando, io volevo chiederti, per una bellezza senza confini, parli di gioia di essere cristiani, che è un qualcosa da coltivare, fare nostra e donare agli altri. Mi spieghi meglio cosa vuol dire questo concetto? Sì, è la gioia ovviamente di aver ricevuto un messaggio, di riuscire a farlo proprio, a viverlo proprio, il che non vuol dire essere perfetti, perché non è assolutamente questo l'obiettivo. L'obiettivo è avere però una tensione sempre verso qualcosa di forte, di progettuale, di bello, positivo, positivo, dico a livello proprio umano e personale, senza qui fare troppa teologia. E quando uno ha un'emozione positiva e ha un messaggio propositivo che lo ha arricchito e vuole inevitabilmente condividerlo con gli altri, in questo mi permetto di essere critico, ad esempio, verso quelli che vorrebbero anche che la religiosità fosse un fatto privato. Non può essere un fatto privato, come anche la gioia di una relazione di coppia non può essere un fatto privato. Perché tu vivi un rapporto che ti dà felicità e anche quando ti dà dolori hai bisogno di o sofferenze, bisogno di una rete attorno che ti sostenga. La stessa cosa è un percorso di fede, non può essere un fatto privato nel momento in cui non puoi neanche però obbligarlo sugli altri, puoi condividerlo e questa è la cosa. Coltivare la gioia sta anche nella capacità di condivisione. Condivisione vuol dire avere spazi per raccontarsi senza giudizio e senza giudicare gli altri e le loro testimonianze, i loro percorsi. Secondo me questo è un aspetto che esula proprio dai dibattiti dogmatici e religiosi, nel senso di citazioni del catechismo, ma che è la vita a 360 gradi, insomma, che non può essere la lotta su una frase o su un concetto. Insomma, la vita credo che sia molto di più e che se un libro è una guida non ci rappresenta. Non dice quante volte possiamo respirare all'ora. Assolutamente. Quello è una cosa nostra. Del resto, poi la cosa molto bella è che nel cristianesimo, in generale, su cui parlo di cristianesimo, sicuramente la preghiera non è altro che una relazione con Dio da coltivare. E sulla base di quella relazione tu costruisci relazioni con altri. Nel momento in cui non riesci a costruire relazioni, qui torno alla frase originaria di Papa Francesco, hai un po' fallito la tua missione. Esatto. Emanuele, guarda, sei stato molto chiaro. Tra l'altro, hai lanciato alla fine un messaggio molto bello che è quello che non bisogna chiudersi alla fine. Sì, è personale la religione, uno può dire, però è bella la comunità, la possibilità di far parte di una comunità. Poi magari devi trovarla questa comunità, devi avere la tranquillità emotiva e mentale di riuscire ad avviarti per questo percorso. Ma è un percorso, lo hai detto Tra tu l'altro, all'inizio. posso aggiungere, devi contribuire a costruirla questa comunità, Chiaro, non ti chiaro. può essere solo data dall'esterno. Emanuele, il tempo a nostra disposizione è terminato, almeno per questa puntata. Poi, se tu vorrai essere nostro ospite nuovamente, noi siamo apertissimi e liberissimi di averti con noi perché credo che sulla religione c'è tanto da dire e soprattutto speriamo di avere delle belle notizie quanto prima di novità anche sul panorama nazionale. Volevo sapere dei contatti per chi volesse appunto mettersi in contatto con te. Sì, vabbè, io ho la mail, se qualcuno avesse voglia di scambiare le proprie riflessioni, le proprie condivisioni positive e negative, le proprie difficoltà, emanuele.macca, M-A-C-C-A, @gmail.com. Insomma, la mia mail se poi qualcuno avesse curiosità, eccetera, insomma, qualche intervista online c'è. A me Sì, poi piace scrivere. ho verificato, devo dire la verità, ho fatto le mie ricerche, ho verificato, tra l'altro
se uno digita su Google Emanuele Macca escono sicuramente delle interviste, ma escono poi anche i rimandi degli altri blog sulla intervista al Corriere. Sì, quelli molto. Vabbè, quello è il mistero di come funziona Google, che non, ancora non ho capito. Però è proprio la voglia di scrivere, una voglia di condividere emozioni e condividere un percorso, non verità. Questa è una cosa che mi preme di più. Bene. Emanuele, ti ringrazio e anche per l'invito. Grazie, no, grazie a te. Io a questo punto cedo la linea alla regia a Donato Volpicella per il proseguimento delle trasmissioni. E ripeto, Emanuele, ci vediamo presto sicuramente per delle novità e buonasera a tutti gli amici web ascoltatori. Buonasera. Grazie a tutti.